800 figuranti in abiti rinascimentali, artisti di strada, giochi per bambini, locande e osterie con menu caratteristici e giochi storici tra i 12 rioni. Dopo il grande successo dell'anno scorso, da venerdì 8 a domenica 10 maggio torna a Fossombrone il trionfo del Carnevale, una rievocazione storica del 1559, quando la città ebbe notizia dell'arrivo del cardinale Giulio della Rovere, fratello del duca Guidobaldo II, che venne omaggiato dai nobili e dai popolani con un gran carnevale. Siamo orgogliosi di riproporre anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, questa festa magnifica che si chiama Trionfo del Carnevale, come Proloco Forum Semproni, il gruppo organizzativo, che è arrivata alla 15ª edizione e che è una rievocazione storica di valore assoluto, perché uno dei nostri punti cardine è quello di basarsi e ricercare nel minimo particolare l'aspetto storico-culturale e rievocativo della festa stessa. Quindi tutto sarà rinascimentale, dal corteo storico, le locande, i figuranti, i giochi e soprattutto la corsa all'anello, ma sarà tutto introdotto da una conferenza di presentazione venerdì 8 maggio, in cui si parlerà di Leonardo da Vinci e del suo passaggio nelle terre del Ducato di Urbino. Non mancherà un mercato rinascimentale con i mestieri dell'epoca, ma anche saltimbanco e sputafuoco, combattimenti armati, arcieri e tanti appuntamenti suggestivi. Il programma sarà anche quest'anno ricchissimo, abbiamo pensato di aumentare gli spazi culturali ma anche gli spazi delle animazioni, quindi avremo all'inizio del corso un bellissimo mercato rinascimentale, avremo come sempre degli standardi che vi accoglieranno in maniera folcloristica, avremo 800 persone vestite in abito rinascimentale, avremo un'area dedicata ai bambini, quindi dove giocheranno e vedranno come si faceva nel Rinascimento le corti durante queste feste, e vedremo anche tantissimi spettacoli nuovi, tra i quali delle streghe, delle persone che leggono gli occhi, degli animali, tipo dei serpenti, dei falchi che voleranno, quindi sarà tutto ricchissimo e noi vi aspettiamo a Fossombrone.